Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto voglio dirvi che siamo tutti felici di essere qui, felici di essere a Milano. Oggi si conclude un torneo straordinario, un torneo che conclude una prima stagione che vorremmo definire la prima stagione storica di ciò che è il mondo del padel. Oggi, dopo meno di un anno, possiamo dire davvero che abbiamo portato il padel in una nuova dimensione. Abbiamo attraversato tutti i continenti, abbiamo giocato sempre in location emblematiche. I giocatori di padel in ogni torneo sono rimasti entusiasti dell'organizzazione, di dove si è giocato, di come si è giocato. E soprattutto gli appassionati di padel di tutto il mondo sono cresciuti torneo dopo torneo, con numeri che poi magari dopo Zia Dammut potrà dire con un po' più di dettagli, però davvero con numeri che sono cresciuti ogni giorno di più, in termini di presenza negli stadi, visualizzazione in televisione. Ricordiamo che il nostro tour è trasmesso in oltre 187 paesi. Per farvi un piccolo esempio, la Champions League di calcio è trasmessa in 205 paesi. Quindi, insomma, credo che in un anno abbiamo raggiunto un risultato che neanche nei nostri più desideri più importanti avremmo mai potuto immaginare. E adesso siamo qui, siamo a Milano, la capitale della moda, la capitale della finanza, e oggi possiamo definirla la capitale del padel mondiale. Milano, i milanesi, tutte le persone che in questa settimana sono venute qui all'Allianz Cloud ci hanno regalato un torneo unico, con un calore e una presenza di pubblico che davvero, Martina, poi mi direi tu, ma non ci aspettavamo nemmeno noi. Quindi insomma siamo molto 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 contenti. Io voglio ringraziare, anzi vi porto i saluti del presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, che è stato con noi sin dal primo momento anche in questo torneo. Voglio ringraziare la società Sport e Salute, il presidente Cozzoli è qui con noi. Il presidente Cozzoli è stato davvero a tanto tempo il primo fan del padel, poi racconterà lui cosa ha fatto per lo sviluppo della nostra disciplina nel nostro paese, e insieme al dottor Diego Nepi Molineris, che è il direttore generale di Sport e Salute, hanno contribuito insieme a noi al successo organizzativo di questo evento. Non posso non ringraziare calorosamente il Comune di Milano, il sindaco Beppe Sala, ma soprattutto l'assessore Martina Riva. Con la sua tenacia, con la sua costanza, è venuta a trovarci a Roma, eravamo lì insieme a Ziad. Noi, devo essere sincero, l'ultimo torneo dell'anno l'avremmo dovuto fare in un'altra parte, l'avremmo dovuto fare in un altro continente, ma Milano ha insistito, ha detto credete in noi, non vi deluderemo, chiudiamo a Milano. Abbiamo creduto in voi, Martina, credo che è stato un grandissimo risultato del quale davvero vogliamo ringraziarti tutti, perché sei stata brava, costante e concreta. Naturalmente voglio ringraziare anche la Regione Lombardia, che è sempre stata al nostro fianco. Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato in questo torneo e in tutti i tornei che sono stati precedenti a questa edizione. Voglio ringraziare le TV e i media che ci hanno accompagnato in questo primo anno. Qui seduto in prima fila vedo Marzio Perrelli. Marzio Perrelli, credo possiamo definirlo come l'artefice del cambio storico del padel, non oggi, ma nel novembre 2019. Eravamo proprio a Milano, credo, a fine agosto del 2019, e insieme abbiamo avuto un'idea folle di trasmettere il campionato europeo di padel che abbiamo organizzato a Roma nel 2019. All'epoca non c'era nessun grande network televisivo al mondo che trasmetteva padel. Con Marzio abbiamo voluto fare questa scommessa, una scommessa vinta. Era un torneo completamente diverso rispetto a quello che vediamo oggi, una location diversa, però anche quella della location rimane sempre nei nostri cuori. Insomma, credo che da quel momento lì è nata Sky, oggi sono 187 paesi, quindi credo che dobbiamo ringraziare Marzio Perrelli, perché davvero senza la tua intuizione, senza il tuo coraggio, oggi il padel non sarebbe dov'è. Infine voglio ringraziare Marco Gamberale e Demetrio Albertini, che hanno creduto in questo torneo, hanno supportato, hanno fatto tanto per il bene di questo torneo.
Questo è il primo anno a Milano, come abbiamo detto in tutte le città dove siamo stati. Quando i risultati sono così buoni, io credo che da queste città non andremo mai via. Grazie di tutto.